Da 34 anni Pescara e i pescaresi aspettavano una risposta per la riqualificazione dell'area di risulta. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato l'ultimo atto amministrativo che preannuncia il definitivo bando. Un progetto da 56 milioni di euro che prevede un contributo regionale per 15 milioni di euro e di 4 milioni da parte della Fondazione Pescara Abruzzo. Quest'ultima realizzerà il parco di 66.000 metri quadrati al centro della città. È il parco più grande di Pescara dopo il parco d'Avalos, quindi parliamo di numeri veramente importanti, così come i parcheggi. Abbiamo privilegiato architettura di qualità e quindi i criteri che abbiamo stabilito nel bando sono criteri che permetteranno di realizzare strutture sostenibili dal punto di vista ambientale, che abbiano una qualità architettonica superiore. Ci saranno i parcheggi in numero sufficiente per il centro commerciale naturale. Totalmente cambiata l'area di risulta, quindi parliamo di una rivoluzione epocale che i cittadini di Pescara aspettavano oramai da troppi anni. I tempi quali sono? I tempi sono che entro la fine dell'anno individueremo il soggetto che realizzerà l'opera. In 3 anni si realizzerà l'opera e dopo le caratterizzazioni del terreno e il progetto esecutivo, realisticamente i lavori partiranno a fine 2022.